È partita sabato scorso, anche se la presentazione ufficiale sarà domani sera. Parliamo della mostra Nuove Generazioni, i volti giovani dell'Italia multietnica, curata dal giornalista Giorgio Paolucci e allestita al Centro Paolo VI di Magenta. Una mostra che si inserisce nel progetto Adolescenza, Disagio Giovanile e Territorio, proposto dalla Fondazione degli Ospedali. Questa è una mostra che vuole compiere come un viaggio nell'Italia che cambia. È un'Italia che ormai è fatta non soltanto delle persone nate in Italia e da generazioni figli di italiani, ma è fatta anche di altre persone. Si parla di circa 1,5 milioni di minori in qualche modo nati da genitori non italiani o di cui almeno uno non italiano. Il viaggio tocca tante tappe. Tocca la tappa del mondo della scuola, che è una delle maggiori. Si parla del fatto che sono circa 815.000 tra il 2016 e il 2017 gli studenti all'interno della scuola, quindi quasi il 10%. La mostra è fatta di pannelli, ma è fatta anche di video, perché attraverso il video noi raccogliamo le testimonianze di questi ragazzi e di questi giovani. Testimonianze che sono in pratica il percorso di integrazione che questi giovani hanno fatto per inserirsi all'interno del nostro mondo. Al centro dunque il disagio giovanile, che ha diversi modi di manifestarsi, su cui è il consiglio degli esperti del settore, è bene intervenire per tempo, evitando che abbia ripercussioni nella vita adulta. Il disagio giovanile adolescenziale raggiunge ormai delle cifre molto importanti. Qualcuno dice addirittura i numeri vanno in doppia cifra, sfiorano il 10%. Sono cifre significative. D'altra parte i ragazzi non sempre hanno la libertà e hanno così il desiderio di farsi aiutare. Spesso sfuggono dai servizi, non, forse è anche comprensibile questa cosa, e quindi non è semplice venir loro incontro. È molto importante individuare le popolazioni a rischio, cioè quelle fasce, quei gruppi che sono più a rischio degli altri. Per esempio, uno di queste popolazioni, di queste fasce a rischio, è proprio determinato dai migranti cosiddetti di seconda generazione. Già fare bene un discorso di integrazione significa prevenire una serie di difficoltà.